Educare. Iniziare un'attività fisica. Ho bisogno di muovermi, vorrei dimagrire, cosa posso fare? Vado in piscina o scelgo la corsa? Mi iscrivo in palestra o è meglio la camminata? Non esiste una risposta universale, tutto dipende dalle capacità, dal tempo a disposizione e a volte dalle possibilità economiche. Chi ha problemi di salute o ha bisogno di stimolare il metabolismo può limitarsi a 30 minuti al giorno di attività sportiva. Chi desidera ottenere risultati in termini di prestazione fisica e atletica deve dedicare ad ogni allenamento almeno un'ora e possibilmente tutti i giorni. Gli sport aerobici sono i più adatti per il dimagrimento. Ciclismo, corsa, nuoto, sci di fondo e canottaggio sono le soluzioni migliori e alla portata di tutti. Nuoto e ciclismo sono l'ideale per chi ha un forte sovrappeso. La corsa comporta un impatto traumatico con il terreno e non è quindi adatta a tutti. Ha però il vantaggio di avere il miglior rapporto tra risultati e tempo impiegato e permette un buon consumo calorico a fronte di un impegno orario contenuto. Si parte da casa e serve poca attrezzatura, quindi è anche uno sport economico. Gli sport anaerobici come squash, tennis o sport di squadra, calcio, calcetto, basket, per quanto molto divertenti, sono meno adatti al dimagrimento perché non prevedono un consumo elevato di riserve di grasso come fonte energetica. Hanno il vantaggio di favorire le relazioni sociali e da un punto di vista fisico migliorano le prestazioni atletiche in termini di forza, velocità e riflessi.